parliamo con mister Carlo Cundari, allenatore esordiente della Virtus Fondi, che anche quest'anno militerà nel campionato di Serie B. Mister, a pochi giorni dall'esordio, la trasferta contro il Casoria, quali sono le sue impressioni e le sue previsioni per quest'annata rossoblù? Dopo un mese di lavoro con i ragazzi le sensazioni sono positive, però sappiamo che è un campionato difficile, un girone complicato. Abbiamo già una trasferta molto impegnativa, però ci siamo preparati bene e dobbiamo scendere in campo con la giusta convinzione. Ecco, lei è un mister molto esperto, ha già calcato questi palcoscenici, seppure nei gironi campani, anche categorie superiori. Ecco, può essere un vantaggio magari quello di conoscere già realtà come quelle del Casoria, quindi quali sono i principali pericoli di questa trasferta? Ma io conosco perfettamente la squadra, è un ottimo organico, hanno diversi cambi, diverse sostituzioni, una rosa ampia, un gruppo compatto che lavora insieme già da qualche anno, ma la partita d'esordio è sempre una partita a sé, bisogna sfruttare tanti fattori, il fattore psicologico, loro giocano per la prima volta in Serie B in casa. Possiamo anche sfruttare questa cosa a nostro favore. Quindi la maggiore esperienza da parte della sua squadra sicuramente può far pendere l'ago della bilancia da parte vostra, anche se non dimentichiamo che la società ha fatto degli investimenti importanti, ma molti giocatori sono giovani, quindi questo può essere anche un piccolo problema, quantomeno all'inizio. Infatti, più che maggiore esperienza, io direi maggiore incoscienza, forse andiamo lì. Con le giuste motivazioni, senza un grosso peso, secondo me possiamo fare una buona partita, poi vinca il migliore. Benissimo, in chiusura volevo chiederle così qual è stato il suo impatto con la realtà Virtus Fondi e con la piazza di fondi in generale che da ormai 8 anni è all'avanguardia nel calcio a 5 provinciale. Non dimentichiamoci che è l'unica città che come calcio a 5 può vantare due squadre in Serie B, una in C1 e due in Serie C2. È molto per una realtà di 40.000 abitanti. Lei cosa ne pensa? Infatti l'impatto è stato dei migliori. Noi siamo stati in contatto già qualche anno fa, eravamo vicini diciamo, a questo matrimonio. Conosco la piazza, conosco le persone che fanno parte della società. Era, diciamo, stimolante venire a lavorare in una piazza importante come Fondi. Abbiamo tutti i presupposti per far bene, una società vicina che ci segue, abbiamo allestito una buona rosa anche in prospettiva con dei giovani di qualità e molto interessanti. Ripeto, abbiamo tutto quello che serve per disputare un buon campionato. Mister, un nome, magari tra i nuovi acquisti che secondo lei può essere il crack di questa stagione? No, un nome, io punto sul gruppo perché già dopo i primi allenamenti mi sono reso conto che sono stati bravi i ragazzi a formare un gruppo, c'è uno spirito di gruppo giusto. Per sorprendere, diciamo che noi dobbiamo essere la sorpresa del campionato. Benissimo, il nome è il gruppo, meglio di così non si poteva. In bocca al lupo, Mister.